Carissimi amici della Nuova Bussola Quotidiana, ben ritrovati, proseguiamo il nostro percorso sulla virtù di religione. Nell'ultimo incontro ci siamo soffermati, abbiamo fatto una ampia parentesi, sul rito, sulla ritualità, l'importanza e il significato del rito e le insidie che in qualche modo nel nostro tempo, da un po' di anni a questa parte, insidiano questo elemento così importante della liturgia e della, come dire, dell'esplicazione negli atti, nella vita della virtù di religione. Oggi vediamo un'altra grande vittima, se vogliamo, di una certa riflessione teologica degli ultimi decenni, e cioè il sacro. Questo concetto, che non è solo un concetto, è una realtà così importante, così fondamentale e così sotto attacco. L'attacco al sacro viene evidentemente anche dalla, come dire, tutta quella fascia, tutta quella, quel movimento di desacralizzazione, per cui in qualche modo decretata la morte di Dio, va da sé che la realtà si svuota, svuotandosi di Dio, si svuota di ogni elemento di sacralità, quindi non ha più senso parlare di sacro. Ma non è di questo che mi voglio occupare oggi, quanto piuttosto di un'altra insidia molto più sottile che ci viene proprio dal mondo teologico, cristiano, cattolico. Allora, diciamo in partenza che il sacro ha a che fare con un'idea importante che abbiamo visto la scorsa volta parlando del rito, cioè quella della liminalità. Vi ricordate che il rito crea delle condizioni per cui l'uomo acceda al limes, al confine, diciamo così, tra il mondo normale, chiamiamolo così, e, o meglio, il mondo profano, e il mondo di Dio, in qualche modo quel mondo della eternità che è Dio. Allora, bisogna, diciamo, entrare in questa realtà della liminalità, in questa realtà consacrata in quanto appartiene a Dio, si entra nel mondo di Dio, mediante appunto delle mediazioni sacre, cioè oggetti, luoghi, spazi, persone che sono sacre. Cosa vuol dire sacre? Vuol dire messe da parte per appunto il culto di Dio, il servizio di Dio. Quindi il rito e l'esperienza in particolare della liminalità che il rito causa e il sacro si richiamano profondamente. Ora, prima di capire meglio questa realtà cristiana del sacro, cerchiamo di vedere come questa categoria, chiamiamola così, è stata minacciata, quale insidia gli è stata portata dall'interno del mondo cattolico. Quindi tralasciamo quelle critiche al sacro che invece pertengono al mondo, chiamiamolo così, più secolare, quando non dichiaratamente ateo e nichilista. Allora, diciamo così, l'idea fondamentale di queste correnti teologiche è che con l'incarnazione tutto il mondo è stato in qualche modo sacralizzato, tutto il mondo è sacro. Secondo alcuni anche prima dell'incarnazione, cioè il mondo di per sé stesso è sacro, lo è sempre stato. E secondo altri autori invece il mondo è stato riconsacrato, risacralizzato con l'incarnazione del Figlio di Dio. Diciamo che in questo senso tutto il mondo manifesta la grazia di Dio
e dunque la, con l'incarnazione la differenza sacro-profano decade, non ha più senso. Cioè in qualche modo la religione cristiana decreta la morte del religioso, cioè del mondo religioso, delle religioni, di quegli elementi fondamentali delle religioni, fatte proprio anche dall'ebraismo, perché Dio, incarnandosi, risacralizza, riconsacra il mondo interamente. Dunque, non c'è più una realtà che è sacra e una realtà che è profana. Se vogliamo, è questo un errore, vedremo perché, non per difetto, come quello che potrebbe venire dal mondo nichilista, ma per eccesso, chiamiamolo così. E vedremo appunto dov'è la questione. Allora, in questa logica, i sacramenti, che come vedete nel loro termine, mantengono il concetto di sacro, come devono essere intesi? Devono essere aboliti? Non ci si spinge fino a dire sì, devono essere aboliti, ma di fatto vengono svuotati. In quale senso? Nel senso che i sacramenti diventano delle semplici manifestazioni, secondo alcuni autori più significative di altre, più importanti di altre, persino irrinunciabili, ma pur sempre manifestazioni della sacramentalità del mondo. Cioè il sacramento non è più il segno efficace della grazia, quindi che opera, che conferisce la grazia mediante il segno sacramentale, ma ha in qualche modo una valenza rivelativa. Il sacramento rivela la sacramentalità del mondo, di ogni cosa che è sotto il cielo. E manifesta quindi quella grazia che è già nel mondo, che già opera nel mondo e che già opera in ogni uomo. Non la causa, intendendolo come causa strumentale, è chiaro che la causa per me è sempre Dio. Allora, in questo quadro, distinzione sacro-profano, capite che si dissolve. Perché in fondo tutto è già sacro, in quanto tutto è già raggiunto dal Figlio di Dio incarnato, e in fondo tutto è grazia, non nel senso di San Paolo, ma nel senso che la grazia già opera nel mondo e in ogni uomo, a prescindere dall'azione sacramentale della Chiesa e a questo punto anche a prescindere da tutto quel contesto liturgico rituale che è proprio non solo, ma chiaramente della Chiesa Cattolica. Allora, che cosa possiamo dire? Che la risposta, diciamo, a questa impostazione non deve essere basata su un'eccessiva invece contrapposizione tra sacro e profano, cioè non è che per rispondere all'errore di un assorbimento, diciamo così, del profano nel sacro, per cui ormai tutto è sacro, questa indistinzione tra sacro e profano, allora dobbiamo enfatizzare così tanto la distinzione sacro e profano, al punto da rendere, come dire, da creare tra sacro e profano la stessa opposizione che avremmo tra peccato e grazia. Il profano non sta al peccato come il sacro sta alla grazia. Questo è un errore da evitare. Quindi la realtà profana non è il male. Errore piuttosto comune anche in chi poi vuole in qualche modo lavorare per erodere dall'interno il sacro. Non è quindi questa la via. Diciamo così, l'opposizione sacro-profano non è un'opposizione irriducibile come quella tra bene e male, tra peccato e grazia. La parola profano, se andiamo a vedere proprio la sua etimologia, indica ciò che sta davanti però al tempio,
Ora sta davanti perché non è dentro, quindi non può entrare nel tempio in quanto non sacro, ma non è in opposizione al tempio, non è in contraddizione rispetto a ciò che è nel tempio. È ciò che ancora, e qui adesso introduciamo un aspetto importante, ancora non è stato sacralizzato, non è ancora stato consacrato. Sottolineate questo non ancora perché sta qui appunto il fondamento della risposta a questa tendenza religiosa. Dunque, la risposta la troviamo in due testi importanti che vi riporto e vedremo che non si tratta di opinioni personali, ma incarnano, in qualche modo spiegano tutta quella che è la tradizione liturgica della Chiesa Cattolica, e si connettono anche alla Costituzione sulla liturgia del Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Dunque, ci vengono da due testi importanti. Uno è Il rito e l'uomo di un importante teologo, Louis Bouilhet, il quale ha ben presente, aveva un tono ogni tanto anche un po' polemico, ma decisamente di grande profondità. Dunque, lui recupera questa idea della legge dell'incarnazione, in qualche modo sventolata da quelle correnti teologiche che vi ho delineato molto brevemente prima. Questa legge dell'incarnazione non significa, dice Bouilhet, nella sua opera Il rito e l'uomo, la consacrazione del mondo intesa come un'assunzione in blocco della realtà profana. E quindi, siccome la realtà, il profano, è stato assunto in blocco, non esiste più. Tutto è stato reso sacro dall'incarnazione. Non significa questo. La legge dell'incarnazione significa invece un'altra cosa estremamente importante, cioè la creazione di una nuova sacralità. Cioè nell'incarnazione il Figlio di Dio crea nel mondo una nuova sacralità, non lascia il mondo così com'è, non lo assume in blocco, lasciandolo così com'è, ma immette nella realtà, crea nella realtà, aggancia in qualche modo la realtà, creando una nuova consacrazione. Questa consacrazione che è mediata precisamente dal Figlio di Dio e che è in qualche modo connessione, diciamo così, col Figlio di Dio, avviene nel Figlio di Dio. Qui abbiamo un'idea importante che vedremo ancora più chiaramente tra poco. Sacro, nella religione cattolica, non è un vago riferimento alla divinità, ma è diciamo così, un collegamento, permettetemi questa espressione molto ampia, con il santo, cioè con Dio, nella persona del Figlio di Dio, che diventa il mediatore. È colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo perché, come dice Gesù nella preghiera sacerdotale, anch'essi siano consacrati nella verità. Dunque, l'incarnazione inaugura la Chiesa, che è la nuova realtà sacra, la nuova realtà consacrata. L'altra idea importante ci viene dalla introduzione allo spirito della liturgia di Joseph Ratzinger. Ora, in alcune pagine memorabili di quest'opera, che è assolutamente un capolavoro, Ratzinger spiega appunto che l'incarnazione del Figlio di Dio, e chiaramente poi il mistero della sua passione, morte e risurrezione, inaugura il tempo della Chiesa, che non è ancora il tempo della Gerusalemme celeste. Non è ancora il tempo della visio beatifica, è ancora il tempo della fede. È ancora, diciamo, il crepuscolo in qualche modo, c'è cioè ancora nel crepuscolo, nel chiaroscuro della fede. E questo suo testo, alle pagine 57-58,
Ratzinger spiega che nel nostro tempo, il tempo della Chiesa, sto citando, ci troviamo in una fase intermedia del cammino della storia. Il velo del Tempio si è squarciato, il cielo si è aperto grazie all'unione dell'uomo Gesù e quindi di tutta l'umanità con il Dio vivente. Ma questa nuova apertura si comunica a noi solo attraverso i segni della salvezza. Abbiamo bisogno della mediazione e non vediamo ancora il Signore così com'è. E prosegue poco più avanti. Prendiamo parte alla liturgia celeste, sì, ma questa partecipazione si comunica a noi attraverso i segni terreni che il Redentore ci ha mostrato come spazio della sua realtà. In pratica, la condizione in cui noi siamo, che non è ancora quella della Gerusalemme celeste, dove Dio sarà tutto in tutti, e non è più la condizione precedente all'incarnazione, è una condizione che viene definita, e Ratzinger utilizza questa terminologia, del non ancora. Già qualcosa è iniziato, già c'è la realtà sacra di Dio, del figlio di Dio, che si è incarnato, già il mondo è stato agganciato, diciamo così, in qualche modo. Già questa grazia opera, già i cieli sono aperti e tuttavia non siamo ancora nella realtà definitiva dove appunto Dio sarà tutto in tutti. Allora, nella nostra condizione, che è questa condizione intermedia, il tempo della Chiesa, viviamo nello spazio, nel tempo, in un corpo che vive nel mondo e ha un'interrelazione col mondo mediante i cinque sensi. Allora, per questa ragione abbiamo bisogno dei segni. Questi segni perché diventano sacri? Perché sono strumenti di quell'esercizio del munus sacerdotale di Cristo. Questa è un'idea fondamentale che ci viene da Sacrosanctum Concilium al numero 7. Cioè la liturgia è l'esercizio del sacerdozio di Cristo. Dunque, tutto quello che viene assunto nella liturgia, proprio perché viene assunto come strumento del sacerdozio di Cristo, diventa sacro. Dunque è sacro non perché a noi sembra sacro, è sacro precisamente perché viene assunto dal sacerdozio di Cristo. La sacralità dell'azione liturgica e di tutto quello che quindi gli è connesso sta proprio nel fatto che è azione del Santo di Dio. Ecco che allora il sacro rimane un concetto fondamentale, distinto dal profano, e dunque nella liturgia devono continuare a persistere segni sacri, oggetti sacri, tempi sacri, spazi sacri, musica sacra, ministri sacri e così via. L'incarnazione non toglie dunque la sacralità, la fonda, la rapporta, la porta in Dio tramite Gesù Cristo e per certi versi enfatizza ancora di più il sacro, anziché in qualche modo dargli cioè toglierne il senso profondo e togliergli qualsiasi distinzione tra sacro e profano. San Tommaso, e chiudiamo, due testi importanti che veicolano noi, racchiudono noi qualcosa che è assolutamente chiaro nella tradizione cristiana cattolica. Il primo è tratto dalla Secunda Secunde, alla Questio 95, articolo primo, dove San Tommaso dice molto semplicemente, ma molto efficacemente, che una cosa è detta sacra perché è ordinata al culto divino.
E ora noi sappiamo, e San Tommaso lo dice nella terza parte della Summa, Questio 63 articolo 3, che, cito, l'intero rito della religione cristiana deriva dal sacerdozio di Cristo. Questi due testi, collegateli e vedrete che una cosa è detta sacra perché è ordinata al culto divino, ma il culto divino, il rito, l'intero rito della religione cristiana, deriva dal sacerdozio di Cristo, è esercizio del sacerdozio di Cristo. Dunque, vedete come l'incarnazione di Cristo non toglie la distinzione sacro-profano, non sminuisce la realtà sacrale, ma la fonda, gli dà una nuova identità, diciamo così, un'identità che ha il volto di Gesù Cristo, che ha il volto di Cristo Signore. E dunque dobbiamo tornare a recuperare questa idea fondamentale che, attenzione, non è un'idea che deve rimanere nella testa, perché la liturgia è un'azione, è un'actio sacra, non è una teologia liturgica. Ha una teologia liturgica, ma non si esaurisce in una teologia liturgica. E dunque la liturgia deve assolutamente sottolineare questo elemento della sacralità. Devono continuare a esistere spazi, tempi, musica, lingua, gesti, persone, oggetti sacri, cioè destinati esclusivamente al culto divino, il quale è esercizio del sacerdozio di Cristo. L'elemento, diciamo così, il vertice della sacralità, che in qualche modo condensa e trattiene in sé e dà valore a tutti i segni sacri della liturgia, è l'Eucaristia, che è il segno sacro per eccellenza, in quanto contiene il Santo di Dio. Cioè, cosa vuol dire contiene? Vuol dire che nell'Eucaristia, sotto le specie del pane e del vino, noi abbiamo la presenza, la sostanza del corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Bene, spero di avere chiarito, anziché spero di non aver confuso ancora di più, spero di aver chiarito l'importanza e il senso profondo del sacro. Dunque, la prossima volta continueremo un po' su questo tema della virtù di religione, che spero, ecco, di rendervi chiaro quanto sia importante e quanto sia minacciata, per essere, come dire, eufemisticamente buoni nell'utilizzo di questo termine. Una santa e buona domenica a tutti quanti.